Sarà una bella mappa. Bella. Secondo me è stata. Lo sarebbe stato lo stesso, nel senso che bisogna scindere poi le due cose. Il lavoro è una cosa, e le feste altre. Però chiaramente facendo riferimento a quello che dicevi, sicuramente sì. Molto serena sarà. Spero che anche voi la possiate vivere in questi termini con le vostre famiglie e mi auguro che sia un giorno da ricordare, come da ricordare sarà una stagione appena che sta per terminare e soprattutto i 2 anni appena conclusi, giusto per fare un inciso sull'aspetto sportivo. E quindi sono contento di viverla in questa maniera, con questo risultato sportivo che sicuramente ce la fa trascorrere in maniera più serena possibile. Prima sosta di campionato è arrivata benissimo, però è anche l'occasione per tirare il bilancio, per giornate al termine. Manca qualcosina, però insomma si può fare. Beh, Cosa sì, c'è direi di stato? sì, ormai si può dire che il grosso è stato fatto, mancano ancora 2 partite che cercheremo di onorare come abbiamo fatto fino ad oggi. Le altre, tenendo conto che incontriamo squadre che rispetto a noi hanno ancora un obiettivo da raggiungere, noi possiamo eventualmente da qualche tempo a questa parte. È venuta fuori questo ulteriore obiettivo della Coppa Team che inizialmente credo che nessuno abbia mai menzionato, però è normale anche andare alla ricerca di quegli stimoli nuovi laddove un obiettivo, cioè quello principale, è stato ampiamente raggiunto, cercare al di là di tutto di onorarlo perché non sarebbe giusto né nei confronti nostri che abbiamo mantenuto una certa posizione fino alla terz'ultima di campionato e né nei confronti di chi deve ancora ambire a qualcosa. Perciò, per quanto mi riguarda, il bilancio è sicuramente positivo, ma prima di essere definitivo aspettiamo queste ultime 2 partite. Questi 2 anni guardandoti indietro, cosa vedi? Quali emozioni provi? Qual è il film che riesci a leggere? Ma mi tocca per forza partire dal ritiro di San Marco in una giornata dove ci avventuravamo in un percorso di impegno, di sacrificio e soprattutto di incertezza. Abbiamo costruito le basi per fare questi 2 anni, secondo me, meravigliosi, all'insegna anche di una crescita esponenziale per certi versi e vedo la gioia dei tifosi, dei ragazzi che condividevano insieme attraverso anche canzoni, insomma a noi abbastanza note, il ritorno da Matera, da Gladiator, la gente che ci accoglieva come se fossimo dei palladini, oltre a dei padalini. E questa cosa qua è sicuramente un qualcosa che mi resterà per sempre, al di là di quello che poi sarà il finale, al di là di quello che poi uno possa dire dei moduli e quant'altro. Sicuramente è soprattutto la vicinanza della gente, anche la gente più comune che ha contribuito insieme a coloro che hanno sacrificato anche parte dei propri soldi, gente comune che hanno raccolto attraverso anche il lavoro di alcuni presenti, non a caso Alberto Mangano, e quindi quella voglia di fare qualcosa tutti che andasse oltre le proprie possibilità per far ritornare la speranza di rivedere un calcio a certi livelli nella nostra città. Questa è stata la cosa più emblematica. Poi il risultato sportivo secondo me è sempre figlio di un sacrificio collettivo di tutte le componenti, partendo dalla società, allo staff tecnico, alla dirigenza, a tutti coloro che collaborano, alla stampa stessa, a condividere e a saper a volte anche far finta di niente, nella speranza di poter veder crescere un qualcosa di cui avevamo perso le tracce. E questo credo che sia in breve il film e le cose più imminenti che mi vengono in mente. Dal punto di vista personale.
personale invece, perché questa era la prima grande occasione, diciamo così, da tecnico per te, com'è stato, come la valuti? Ma la valuto chiaramente per i risultati fatti molto positiva, ma anche per la mia costruzione personale. Credo che sia stato un trampolino di lancio, se vogliamo definirlo così, importante, che non tutti gli allenatori hanno la fortuna di fare, perché essere oltretutto, essendo anche del posto, quindi con una responsabilità in più che sicuramente mi ha formato, mi ha costruito, mi ha fatto capire che probabilmente lavorare per la propria regione, addirittura per la propria città, forse bisognerebbe pensarci più di una volta, ma questo lo dico con grande ironia, perché quando sei del posto mi rendo conto che ci sono delle situazioni da gestire che non è come se tu lavorassi per un'altra città o per un'altra società. Però secondo me mi ha formato molto, lo rifarei assolutamente, perché comunque abbiamo lasciato il segno, perché comunque fare qualcosa per la propria città credo che accresca non solo l'autostima, ma proprio il bagaglio anche culturale, se vogliamo, di nel caso specifico dell'allenatore. E quindi un'esperienza che non dimenticherò mai, e soprattutto perché, come dicevo nelle conferenze precedenti, tra qualche anno saremo ricordati con felicità, mi auguro, insieme a questi ragazzi che hanno fatto dei sacrifici straordinari. Ci stai salutando? Per la Pasqua, sì, ci salutiamo, è una conferenza di saluto questa, cioè, salutiamoci. Sembra un'ultima conferenza. No, l'ultima, sì, l'ultima mica è così, mi sono sereno, l'ultima sarà diversa. Il futuro è un po' più chiaro rispetto a... No, il futuro è uguale, identico alla settimana precedente, a 2 settimane fa. Come ho già detto, parlerò solamente quando il campionato sarà terminato, perché è giusto che sia così, anche con la società non avrò nessun tipo di colloquio, perché non ho nulla da dire fino a questo momento, e soprattutto non voglio sentire niente, ho solo voglia di terminare il campionato e poi a bocce ferme, in base a quello che sarà il verdetto, andremo anche ad analizzare eventualmente la possibilità di proseguire, ma è un discorso che dobbiamo fare solamente dopo il 4 maggio. Tornando alla partita di 5 giorni fa, una sua analisi, insomma, a freddo. Allora, ne ho sentite tante. È stata una partita che ci ha visti chiaramente di fronte a una squadra che aveva delle motivazioni superiori alle nostre, a parti invertite sarebbe stato lo stesso, cioè l'Alzanese salva e Foggia ancora da salvarsi, sarebbe stata sicuramente la stessa cosa, almeno nelle motivazioni, poi nel risultato non lo so, però mi ricordo così a mente palle nitide da buttare solamente, da spingere in porta, tipo quella di Giglio, quella di Filosa su palla inattiva, quella di Leonetti davanti al portiere, i 2 gol ripresi, uno sul calcio piazzato di Crista che ci prova da un po', e invece una palla filtrante di Dall'Occo, altre situazioni che sarebbero potute finire meglio, e soprattutto ho visto delle ingenuità che si vedono solamente quando evidentemente non hai molto da chiedere. Chiaramente non giustifica gli errori fatti, ma sicuramente dà la sensazione a chi ha partecipato all'evento di poter dire che la partita è stata ampiamente giocata. Poi l'episodio che nel caso specifico del terzo gol, che per quanto
mi è sembrato dal campo potesse essere viziato da un fallo su Micale, però al di là di questo c'è stato un'ingenuità, abbiamo preso gol su una palla lunga di 50 metri, quindi è evidente che qualcosa abbiamo pagato, probabilmente ci portiamo avanti ancora dei limiti che in altre situazioni abbiamo colmato con la voglia di fare risultato e con la paura di non essere tra le prime otto, invece oggi abbondantemente riusciamo a dimostrare quali sono, perché non abbiamo più quell'ansia da risultato e quindi ancor di più vengono marcate certe problematiche. Però non ho, diciamo, un granché da rimproverare, tranne qualche aspetto singolare o personale del singolo, ma a livello di gruppo e di squadra c'erano, da parte di tutti c'era la voglia di fare la partita, perché avevamo detto che non avevamo nessuna intenzione di sfigurare, non solo di fronte all'Arzanese, ma di fronte a chi ci aveva visti protagonisti per quasi un anno intero tra le prime quattro posizioni, quindi era giusto anche confermare quello che di buono abbiamo fatto. E poi perché comunque restano tre partite, ormai due, importanti per crearsi anche i presupposti per dimostrare, almeno per chi fino ad oggi non ha avuto grande possibilità, il proprio valore, e per confermare per coloro che hanno avuto più possibilità rispetto agli altri che le scelte fatte sono state scelte giuste. Quindi, per quanto mi riguarda, solamente qualche piccolo accenno di critica a livello individuale e soprattutto tatticamente, e per il resto devo dire che tranne il risultato la partita mi è piaciuta. Che spirito si riprenderà martedì, immagino? Mercoledì riprendiamo facendo un doppio allenamento, giovedì 1 fino alla fine, con lo spirito di chi vuole in casa fare una festa, perché immagino che ci sia anche una nutrita schiera di persone che vogliono magari festeggiare l'ultima partita in casa e salutarci, dimostrare quello che è stato il nostro valore per tutto l'anno, confermarlo con una possibilmente una bella prestazione, con un risultato positivo, proprio per continuare ad onorare, come dicevo prima, il campionato fino in fondo. Che idea ha rispetto a questo obiettivo della Coppa Italia Maggiore, se la società lo ha eventualmente lo ha chiesto in maniera, diciamo, esplicita come possibilità, insomma, di cercare di raggiungere? Sai, raggiungere gli obiettivi è sempre un qualcosa di positivo, poi quelle che possono essere le conseguenze al raggiungimento ottenuto è un qualcosa che va valutato, secondo me, prima e con calma, ma è una cosa che è nata, diciamo, nelle ultime due settimane è venuto fuori questo obiettivo qui, quando ormai hai raggiunto quello, ma prima di allora io non ho mai sentito nessuno, che sia della società, squadra, addetti stampa o quant'altro, giornalisti, fare menzione di questa Coppa Italia Team, ma neanche delle altre squadre, non solo riguardante la nostra sfera. Cioè, proprio nessuno, non avevo mai sentito nessun altro allenatore pensare, perché? Perché la paura di non rimanere nella prossima Lega Pro unica faceva mettere da parte tutto ciò che oggi sembra quasi un qualcosa che ti spetta di diritto, perché tu per tutto l'anno hai fatto quello che hai fatto. Quindi sicuramente ne prenderemo atto, se abbiamo la capacità e la mentalità di portare a termine questo campionato con il massimo dei risultati e poi raggiungessimo anche un ulteriore obiettivo, a livello personale, ma soprattutto professionale, sarei molto soddisfatto. Poi, se invece non ci riusciamo, che cosa posso dire? Il calcio è anche questo. Va bene, passiamo al direttore.